EasyCube TS Plus consente di andare a creare il modello DTM, che sarebbe il Digital Terrain Model, oppure il DITM, cioè Digital Information Terrain Model, disegnando dei vincoli tridimensionali che saranno sostanzialmente sul modello, sulla mesh oppure sulla nuvola di punti. E quindi principalmente vincoli che possono essere delle polilinee tridimensionali aperte oppure chiuse, oppure anche dei punti singoli. Questi sono aggiunti manualmente o anche in automatico attraverso una particolare funzionalità. E quindi poi ho la possibilità di generare automaticamente questo modello utilizzando i dati inseriti dall'utente. Fatta questa premessa, quindi, per riuscire a portare a termine questa operazione di disegno, si può utilizzare lo strumento di disegno 3D di EasyCube TS Plus. Allora, al lato dell'apertura di questo strumento, ciò che troveremo è una lista. Perlomeno nella tab principale. Quindi dicevamo una lista di layer. All'inizio in realtà vi sarà un unico layer predefinito di nome 0 e di colore nero, che è un tipo di layer che viene detto normale, cioè un classico livello oppure anche lucido. Come vengono definiti in altri software, all'interno del quale potrò andare ad inserire una serie di elementi. La prima operazione, quindi, che normalmente si deve compiere è quella di andare a creare un nuovo layer. Basterà cliccare su Nuovo e comparirà subito la possibilità di scegliere fra tre tipologie di layer. Il normale, che è appunto il normale layer predisposto al contenimento di oggetti, che in questo caso saranno polilinee 3D oppure anche dei punti, sostanzialmente. Oppure può essere un layer di contenimento, in quanto in tal caso il layer conterrà al suo interno solo ed esclusivamente delle polilinee chiuse. Identificano un'area all'interno della quale sarà vincolato il calcolo della mesh. In realtà io potrò creare più aree ovviamente, chiuse ma disgiunte tra di loro, creando sostanzialmente delle isole di modello tridimensionale. E poi ci può essere un layer di segmentazione, il quale sostanzialmente consente di andare a sempre deve contenere al suo interno delle polilinee chiuse. Il modello tridimensionale che verrà generato all'interno di questa polilinea verrà messo su un layer che ha lo stesso nome della polilinea di segmentazione. Quindi sostanzialmente io potrò andare a definire delle zone all'interno delle isole che ho creato con i contenitori, che dovranno essere colorate e associate a dei layer differenti, eseguendo quindi quella che viene definita una classica segmentazione dei modelli tridimensionali.